Strade bianche, Taddei, Pogačar, Lotte e Kopecky trionfano in Piazza del Campo. Domani record di iscritti alla Gran Fondo. L'appello al sindaco Fabio di un cittadino con disabilità. Al parco dell'acqua calda troppe barriere, non riusciamo a muoverci. Colle Valdelsa in gita senza smartphone nelle isole dell'arcipelago toscano. Lo sport e l'eccellenza, due derby senesi per il Siena e l'asta, il Mazzola sfida Valdaccio Bruni. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la Strade Bianche, Taddei Pogačar e la belga Lotte Kopecky trionfano in Piazza del Campo. Grande successo per la giornata dei campioni delle due ruote. Domani sono attese 7.000 appassionati per la Gran Fondo. È un record di iscritti e sentiremo proprio al riguardo durante la trasmissione Sette giorni l'assessore allo sport Lorenzo Lore, a partire proprio dalle 21 al termine della nostra edizione del TG. Ma andiamo avanti raccontandovi una storia, quella di un cittadino con disabilità che non riesce più a muoversi liberamente nel parco dell'acqua calda a causa delle troppe barriere e chiede aiuto direttamente al sindaco Fabio. L'appello di Andrea Benocci, senese che non ha mai smesso di lottare per le sue battaglie, può sembrare l'appello di ogni cittadino e cittadina con disabilità che fa i conti ogni giorno con una quotidianità fatta di barriere. E per barriere si intende degli ostacoli, invisibili o quasi, per chi ha la possibilità di schivarli con i propri piedi, mentre per chi è sulla sedia a rotelle questi possono diventare insormontabili. Andrea, che sulla sedia a rotelle c'è nato e che da sempre fa i conti con la sua paraplegia, non riesce più a sopportare di non poter arrivare al parco che ha di fronte casa, ovvero il parco Chino nel quartiere dell'Acqua Calda. Quel parco ha tre ingressi, due dei quali sono dissestati, e inoltre il pavimento è disconnesso in più parti, un vero pericolo per chi si muove con la carrozzina. Per questo ha deciso di fare un appello direttamente al primo cittadino Nicoletta Fabio. Mi vorrei rivolgere questo appello a nome dei disabili e a nome di tutte le persone anziane, a tutte le persone piccole, al mondo del futuro. Al parco Pachino qui dell'Acqua Calda non si può entrare né con passeggino e né con una carrozzella. Se lei vuol mandare qualcuno a verificare, questo mi farebbe molto piacere e si risolverebbe per i disabili e per le persone che sono normali, che lì non ci si passa dall'ingresso. Ce n'è due che sono proprio disastrati. Ci sono delle barriere grosse, ma non solo per i disabili, che vi parla Andrea Benocci. Non vanno bene per gli anziani, per i bambini che sono nel passeggino, che hanno una vita normale. E Siena può migliorare. Con la sindaco Fabio, che sono anch'io un cittadino. E vorrei essere ascoltato anche da lei. Una gita nelle isole dell'arcipelago toscano senza l'uso di cellulari e altri dispositivi. Questa è l'esperienza che hanno accolto positivamente gli studenti di Colle Valdelsa. Ce ne parla Simone De Mianturi. Alcuni ex studenti del liceo Volta e del San Giovanni Bosco di Colle si sono ritrovati nell'auditorium scolastico per ripercorrere l'esperienza outdoor nell'arcipelago toscano dello scorso anno. Un'esperienza formativa e pedagogica importante per le ricerche ambientali e biologiche sul territorio e importante per lo stile di vita condotto senza essere connessi con il mondo virtuale e senza cellulare. Un modo di vita apprezzato in quei giorni dagli studenti delle due scuole. Allora, intanto, prima di tutto, è stato molto bello immergersi nella natura, perché io credo che i ragazzi della nostra generazione, soprattutto appunto quelli che non vivono vicino alle campagne, non siano abituati anche a entrare in contatto con il territorio. Quanto è stato importante e interessante stare meno a contatto con i dispositivi elettronici e il cellulare? No, vabbè, è stato sicuramente importante e soprattutto ha fatto riflettere anche su quanto c'è di bello al di fuori dei telefoni. Una settimana distaccare dai telefoni e quindi quello solo con una compagnia delle persone che si avvicino sicuramente ti lascia qualcosa anche
così per scherzarci sopra gli anni dopo a venire. Andare comunque nei posti dove c'è, cioè, che storicamente hanno un'importanza rilevante, diciamo, quindi era come rivivere. Vabbè, sicuramente il fatto che come classe ne siamo usciti più uniti. Guardia di Finanza ha firmato un protocollo per la tutela dell'economia legale con la Camera di Commercio. Un protocollo d'intesa per tutelare l'economia legale e i distretti produttivi del territorio, metalli preziosi, moda, turismo per la provincia di Arezzo, vitivinicolo, farmaceutica, camperistica, vetro, cristallo e turismo per la provincia di Siena e in ultima istanza i consumatori, è stato siglato presso la sede camerale di Arezzo tra la Camera di Commercio Arezzo-Siena e i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo e di Siena. La sottoscrizione del documento consentirà di rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni attraverso scambi di informazioni volte a reprimere irregolarità, frodi, illeciti economico-finanziari e tentativi di infiltrazione nel tessuto legale dell'economia che costituiscono un freno allo sviluppo del paese, con l'obiettivo di garantire la legalità ad un mercato competitivo e incoraggiare gli investimenti e tutelare non soltanto gli operatori rispettosi delle regole ma anche i consumatori. Attraverso questo accordo sarà quindi possibile individuare profili di rischio nei settori più rilevanti per l'economia del territorio, implementare azioni preventive e condurre operazioni congiunte a tutela dei distretti industriali delle province interessate. In particolare, tra i diversi settori regolamentati dal protocollo vi rientrano quell'orafo, il commercio di metalli preziosi e degli idrocarburi, la marcatura dei prodotti soggetti a requisiti di sicurezza e conformità, nonché alle norme sull'etichettatura dei prodotti tessili e a quelle per i quali potranno essere svolti interventi congiunti attraverso verifiche su metalli preziosi e sugli strumenti di misura presso distributori stradali di carburanti, nel corso dei quali le fiamme gialle si avvarranno del personale dell'ufficio metrico della Camera di Commercio. Sempre sul tema dell'economia legale, della tutela dell'integrità del sistema imprenditoriale, in base all'intesa la Camera di Commercio non soltanto segnalerà al corpo i casi in cui nel registro delle imprese non risulta depositato il bilancio di esercizio da parte delle società di capitali, ma svolgerà anche una funzione di raccordo tra Guardia di Finanza, associazioni di categoria e imprese per promuovere lo scambio di informazioni e la raccolta di eventuali segnalazioni a tutela della legalità dei distretti produttivi. All'Accademia Chigiana arriva la pianista Rita Cucè con il suo progetto Astarte, la performance plastico-musicale in cui l'arte della musicista si lega con i diritti civili e la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Lorenzo Agnelli. La pianista Rita Cucè e il suo format Astarte non salverà il mondo arriva a Siena all'Accademia Chigiana per uno spettacolo plastico-musicale. Al centro della scena infatti c'è l'arte della musicista creata con il suo pianoforte, ma anche l'arte scultorea di Andrea Deiana, con la sedia elettrica ecologica che però non uccide nessuno, ma anzi si illumina con la musica. A sposare il progetto e a organizzare la serata è stata la Federazione Provinciale dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, che ha voluto destinare tutto il ricavato in favore dell'associazione Donna Chiama Donna di Siena, per sensibilizzare ancora di più la società contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Questo evento è nato in collaborazione con l'associazione Donna Chiama Donna, proprio per sensibilizzare, anche se in realtà non ce n'è bisogno perché tutta la città di Siena è molto attenta a questo tema, proprio per sensibilizzare tutti su un tema che oggi come oggi è fondamentale nella nostra società. Non un artista a caso, Rita Cucè è da sempre impegnata nell'attivismo sociale per i diritti delle donne, ma soprattutto a segnare la pianista sono le esperienze internazionali che ha nel suo curriculum. Prima donna a tenere un concerto a Kabul nel 2005 e prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice artistica della prima scuola afghana aperta alle donne. È stato proprio questo che la rende diversa e che la mette forse su un altro piano rispetto a tantissimi altri artisti che ho avuto il piacere di conoscere, ma lei è veramente un qualcosa di speciale, un unicum all'interno dell'ambiente musicale italiano. Un'occasione unica in cui arte, cultura, musica, diritti civili e beneficenza si legano perfettamente a Siena, dove non è mai troppo parlare di questa piaga sociale della violenza sulle donne e dove anzi a volte c'è il rischio di sottostimare il problema. Capita frequentemente. Considerate che abbiamo accolto circa 70-80 donne all'anno, anche in periodo di Covid. Non sempre
riescono a concludere il percorso, altre vengono a informarsi e poi magari tornano in un secondo momento e altre invece ce la fanno e sono bellissime. Continua la rassegna culturale Caselli Incontra, curata dall'Istituto Professionale di Via Roma, ad incantare gli studenti durante l'ultimo appuntamento. È stato lo scrittore Fabio Geda con il suo romanzo La scomparsa delle farfalle. Lorenzo Agnelli. Conoscere se stessi e conoscere gli altri è il leitmotiv del romanzo La scomparsa delle farfalle di Fabio Geda, un racconto di formazione che cattura l'essenza di una generazione spesso trascurata, quella degli adolescenti tra i 15 e i 20 anni che hanno di fronte a loro una fase cruciale della vita in cui si plasmano le identità e si decidono i destini. L'autore dipinge un ritratto molto emozionante di quegli anni tra conflitti, pericoli e momenti di meraviglia in cui i quattro protagonisti intrecciano le loro vite con l'entusiasmo tipico della giovinezza. Uno spaccato di realtà giovanile che ha incantato gli studenti dell'Istituto Giovanni Caselli di Siena, che hanno incontrato uno degli autori più rappresentativi di romanzi di formazione e di disagio giovanile. Io quando racconto i miei libri sicuramente trasmetto passione, perché è un mestiere che mi piace molto, no? Credo molto nel potere delle storie, nel potere che le storie hanno di rispecchiarsi, di rispecchiarci, di farci scoprire degli aspetti nuovi di noi, di farci fiorire. E poi parlo di adolescenza, perché io ho fatto l'educatore un sacco di anni e quindi evidentemente credo che sia un'età straordinaria sotto ogni aspetto, no? Nel pericolo, perché è un'età molto pericolosa, però è anche un'età in cui uno davvero fonda se stesso e fonda il proprio futuro. Lo scrittore quotidianamente incontra i ragazzi di tutta Italia e vuole superare il cliché che inquadra i giovani di oggi come addormentati, lavativi e senza sogni. Le attenzioni piuttosto dovrebbero essere rivolte verso gli adulti. Io mi sono molto più preoccupato degli adulti, perché poi i ragazzi che hanno più problemi a crescere sono quelli che sono nati in contesti in cui gli adulti non sono stati in grado di stare loro accanto in modo efficace. È cambiato il mondo moltissimo, è cambiato soprattutto il racconto del futuro, il racconto pubblico del futuro, nel senso che quando io ero un adolescente a me il futuro veniva raccontato come una promessa. Adesso questi ragazzi noi lo raccontiamo molto più spesso come una minaccia. Questo cambia completamente la percezione di questo tempo per loro. Un incontro che ha coinvolto e emozionato anche i docenti dell'istituto, come la referente del progetto Caselli Incontra, Filomena Cataldo. E Fabio Geda è riuscito con delle modalità veramente di dialogo empatico, ma anche di coinvolgimento, a cogliere l'attenzione e l'emozione dei ragazzi. Per noi è stato veramente straordinario. Non solo, La scomparsa delle farfalle è un romanzo di formazione e in questo romanzo sono evidenziate tutta una serie di tematiche che in realtà non rimandano solo ed esclusivamente alla pratica della lettura, va bene, a prescindere dalla riflessione, ma partendo dalla riflessione su alcune tematiche che sono fondamentali e dovrebbero essere la quotidianità del nostro agire didattico. Passiamo adesso alla nostra pagina sportiva, il calcio, l'eccellenza. Domani derby senese fra Siena e Colligiana allo stadio Gino Manni di Colle Valdelsa, con calcio d'inizio alle 14:30. La vigilia del match l'allenatore bianconero Lamberto Magrini ha affermato che sarà un derby molto sentito soprattutto da parte della Colligiana e per questo motivo faranno di tutto per metterci in difficoltà, queste le sue parole. Mentre ad attendere il Mazzola è la trasferta contro il Baldaccio Bruni, voltare pagina con una vittoria e una prova convincente dopo la sconfitta di domenica scorsa e l'obiettivo del mister biancoceleste Stefano Argilli. Nuovo appuntamento in trasferta per il Mazzola ad Anghiari contro il Baldaccio Bruni per archiviare la sconfitta di domenica contro il Signia e rilanciare il proprio percorso per i playoff. Una partita non semplice per i biancocelesti anche per le condizioni meteo che si prospettano abbastanza instabili, esattamente come fu lo scorso anno. Potrebbe essere la stessa partita, perché penso che il campo sia abbastanza pesante visto le piogge dell'ultimo momento e comunque la Baldaccio è sempre una squadra combattiva, agonista, ma con anche qualità, sta facendo un buonissimo campionato, è appena sotto di noi e quindi dovremo mettercela tutta e calarci nella battaglia sportiva. All'interno di questa, se riusciamo, come dico sempre anche ai ragazzi, a pareggiare il livello
agonistico dobbiamo far prevalere insomma le nostre qualità tecniche. Lo staff tecnico del Mazzola ribadisce quanto sia importante l'approccio mentale, senza scoraggiarsi dagli inciampi che possono capitare, dai quali però è necessario rialzarsi e giocarsela fino alla fine. Da adesso in poi abbiamo 6 partite, 6 occasioni per recuperare punti a quelle che ci stanno davanti e vedere se è possibile riuscire a centrare questo obiettivo dei playoff. D'altronde abbiamo solo questo, stiamo comunque bene. Diciamo che ci sono un paio di infortuni, uno spiacevole, quello di Tommaso Corsi, che purtroppo non sarà con noi per il resto della stagione. Ha fatto un grandissimo campionato, è stato molto molto bravo, non ce l'avremmo, ma cerchiamo di non rimpiangerlo, e sono sicuro che quelli che andranno in campo faranno benissimo anche per lui. Si è fermato anche Daniele, Oxai e Borgheresi e non saranno dalla partita domani, gli altri siamo tutti a posto. Anche l'Asta Taverne si prepara alla 28ª giornata del campionato di eccellenza, arriva in casa degli Arancioblu, una agguerrita sinalunghese con la voglia di rivalsa. Ancora il servizio di Lorenzo Agnelli. Asta Taverne pronta a tornare in campo per un altro derby della provincia senese contro la sinalunghese, che al momento è a +7 dagli Arancioblu di Mister Bartoli, che ha analizzato il lavoro mentale e fisico svolto in settimana dai ragazzi dopo la sconfitta dello scorso turno con il Firenze Ovest. La partita sicuramente ha lasciato strascichi da un punto di vista del risultato. Sono stati ragazzi bravi a farsela passare, perché sinceramente commentare quella che è stata la partita domenica era difficile. Martedì, due infortuni che ci hanno portato a subire 2 gol abbastanza rocamboleschi, però la prestazione c'era stata e quindi ho ringraziato i ragazzi che sinceramente erano andati bene. Gli strasci purtroppo sono dal punto di vista fisico, perché perdiamo qualche giocatore in un momento che ormai è un mese che rincorriamo un po' la rosa al completo. Rosa non al completo e avversaria agguerrita, che arriva anch'essa da una sconfitta contro il Terranuova Traiana. Faranno della gara di domani per l'Asta Taverne un appuntamento cruciale per la fase finale di questo campionato di eccellenza. La sconfitta di domenica sicuramente darà voglia di rivalsa alla sinalunghese. Sicuramente cercheremo di farci trovare pronti, anche se la rosa, come dicevamo prima, non è al completo. Adesso invece passiamo al volley, la Emma Villas Siena, che torna in campo domani sul difficile Taraflex della capolista Grottazzolina per lo scontro prima-seconda. Sentiamo le parole dell'assistant coach Alessandro Passaponti alla vigilia della gara. Sicuramente è la squadra fino ad oggi migliore del campionato, ma non lo scopro io. Hanno un buon roster, hanno un opposto molto forte, Nielsen. Danese oramai è qualche anno che è qua in Italia e sta affermando le qualità buone che ha. Fedrizio, nostra conoscenza, ex Mavillas, è uno degli attaccanti più forti della 2. Mattei, anche lui ex Emma, è un buon centrale. Marchiani, palleggiatore, esperienza da vendere. Il libero, il Marchisio, è un ottimo libero. Quindi nel complesso sono una squadra molto forte nei singoli elementi, ma riescono anche a dimostrare il loro massimo quando si trovano come squadra. Devo dire che comunque tutto l'anno che i ragazzi lavorano seriamente, in maniera scrupolosa. Ciccio Graziosi è un allenatore che non lascia nulla al caso, spinge molto, i ragazzi ascoltano, seguono, quindi diciamo che siamo sempre pronti a giocarci le nostre cartucce contro tutti. Grotta sarà un avversario ostico, hanno una buonissima battuta, hanno attaccanti, ripeto, molto forti, quindi dovremo fare attenzione, con pazienza, però riusciamo a giocare la nostra partita, sono certo. Ma noi non abbiamo da temere nulla, non abbiamo niente da perdere, ci giochiamo la nostra partita a viso aperto. Sarà sicuramente una partita, secondo me, una battaglia, perché comunque gioca la prima con la seconda in classifica. Noi stiamo dimostrando cose buone, in questo periodo abbiamo fatto bene, quindi, ripeto, non abbiamo nulla da perdere, abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale, che era quello dei playoff, per cui, come dire, andiamo a giocarcela a viso aperto. Sarà sicuramente una partita lunga, da giocare con pazienza, e perché no, magari proviamo a vincere e a fare uno sgambetto a Grotta. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo che a seguire c'è la nuova puntata di 7 giorni che vi invito a seguire. L'appuntamento con l'informazione locale torna domani a partire dalle 20:30.